Mini recensione richiesta tramite Patreon da Dario Bagatin, dall'amico Dario, che mi chiede di fare due parole sul film del 1981 d'animazione Heavy Metal. Allora, Heavy Metal è sicuramente un cult assoluto, diviso in nove episodi, dal primo praticamente all'epilogo. Alcuni più riusciti, alcuni meno riusciti, alcuni con tecnica mista, alcuni con rotoscopio, alcuni solo disegnati, insomma, film molto particolare. Che tra l'altro viene da una rivista statunitense anni 70, appunto chiamata Heavy Metal, dalla quale appunto sono usciti tantissimi dei copertinisti dei vinili, dei CD, dei gruppi appunto hard rock, metal, power, epic e via dicendo. E non a caso che la colonna sonora appunto del film Heavy Metal è tutto più o meno hard rock, tranne un pezzo relativo, uno dei Cheap Trick, che sono un po' più power pop, e anyway, il resto è tutto hard rock e metal. Gli episodi sono molto divertenti, il film è un cult assoluto, io me lo riguardo sempre volentieri. Secondo me l'episodio, quello della sfera che polverizza, mi pare il terzo, è grandioso. Così come è bello il B-17, quello sugli zombie della seconda guerra mondiale, che doveva essere, mi pare, era scritto da un'idea di Dan O'Bannon. Ma comunque il film funziona, usa appunto tecniche miste, rotoscopio, come abbiamo detto, modellini per fare l'esplosione finale, disegni a mano. Quindi è un film veramente intrigante. All'epoca, quando uscì, fu abbastanza massacrato. Anch'io non dico che sia un capolavoro assolutamente, a tratti un po' lento, qualche episodio non funziona un granché, ma basterebbe l'episodio, appunto, mi pare il numero 3, Harry Canyon, quello del tassista nel futuro cyber, per essere catalogato il film come bellissimo, proprio perché questo episodio è veramente geniale, scritto, disegnato e messo in scena in maniera splendida appunto da questo Gerald Dotterton, questo regista a me praticamente sconosciuto. Ma il film comunque è un cult assoluto, è uno di quei film che guardavo da ragazzino sempre sulle reti di notte molto volentieri. La musica già mi piaceva, è una bella musica, da Sammy Hagar a Black Sabbath, appunto, ai Devo, ai Cheap Trick, come ho detto c'è un po' di tutto va dentro. E va detto anche che comunque è un'idea avanguardistica di un certo tipo di animazione, che ormai sembra quasi totalmente andata persa, esclusivamente per portare animaletti rompicoglioni che parlano sulle spalle dei propri padroni. Qui ancora si tentava un certo tipo di animazione adulta anche in America, infatti il film fu vietato mi pare ai 17 anni in America per violenza, nudità e tutto il resto, perché non manca né violenza, né nudità, né sesso. Anzi, e quindi chi vuole un prodotto di animazione diverso, vuole capire gli anni 80, vuole capire anche un certo tipo di cultura metal anni 80, non può che vedere appunto questo Heavy Metal del 1981, che è un'animazione mista e che vi farà scoprire un certo tipo di cartoni animati che appunto sono sempre più rari in questa società, che però in realtà dovrebbe, con tutti i mezzi che ha, dare molto più spazio all'arte, meno al puro intrattenimento, alla pura idiozia. Ma a quanto pare mi sto completamente sbagliando e sto sbarellando il discorso. Resta il fatto che Heavy Metal, appunto, 1981, è una piccola pietra miliare per chi come me ama la musica anche metal, e per chi amava l'animazione un po' più particolare dei soliti animaletti buoni che andavano a fare le citarelle sul mare. Detto questo, quindi, grazie Dario per avermi fatto parlare un attimo, grazie a Bagatin, perché comunque questo Heavy Metal, che metterò il link qui sotto se c'è, è un film che gli amanti dell'animazione, gli amanti del metal, gli amanti della roba cult e d'avanguardia non si possono assolutamente far sfuggire.